Come si dice la mattina quando ci si sveglia? Boh? 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 Buon? Buongiorno. Eh? Buongiorno. Sorridi però. Bucca bu. Wow, fammi vedere. Wow. Jurassic, bello amore. Fammi vedere. Che bello, Samu. Buongiorno. Samu, di buongiorno. Buongiorno. Amore, perché non si apre? Dammi la mano. Eccolo il mare. Amore, ma ancora non è tempo di andare al mare, andiamo. Si va a fare colazione? Nicolò, dai Samu, ti vuole dare la manina. Vieni qua, non la do, via. Scopo che stai camminando e guarda Samu e guarda Qua è 21, domenica, siamo a Napoli, ieri non ho ripreso nulla, sono chiusa in bagno perché ora è in pieno per pazza, tutto il resto della famiglia anche se ormai lo sanno, però comunque ancora mi vergogno parlare magari apertamente davanti a loro. Ora sono in bagno che mi andrò a vestire, niente di che, staremo a casa oggi, notare i calzini che mi ha regalato la zia di Barba, papà. E nulla, oggi mangeremo qui a casa della nonna. Ieri ho fatto il tatuaggio. Ieri era una bellissima giornata. C'erano 26-27 gradi. Stati siamo stati in spiaggia, il parco oggi è un pochino nuvoloso, non promette bene. E comunque mangeremo qui dalla mia nonna e vedremo come si svolgerà la giornata, ma sicuramente staremo tutto il giorno a casa e domani per Pasquetta usciremo tutti insieme, tutta la family. Nulla, ora mi preparo e mi vesto. Eccolo qua, me lo faccio vedere.
Nel dettaglio lo adoro. Come cremina post tatuaggio sto mettendo questa, si chiama Easy Tattoo con pantenolo e calendula, e questa qui l'abbiamo presa direttamente dallo studio insomma del ragazzo in cui, che mi ha fatto il tatuaggio. Anche un buon profumo e nulla, ora è un pochino gonfio perché comunque è ancora notare, non so se si vede qui, comunque è stato fatto ieri, però insomma bellissimo. Pensate che ad Arezzo mi avevano chiesto il triplo come prezzo, e io amo i tatuaggi come ben vedete, questo è il settimo e questo era, lo volevo fare da una vita. Poi anche lo stile old school è uno dei miei stili preferiti per quanto riguarda i tatuaggi, e nulla, insomma sono contenta di averlo fatto. Ta-ta! Zira, inseriamo la cassa alle uova di Pasqua. Sì, qui in casa, perché fuori è maltempo e se Maometto non va dalla montagna, la montagna va da Maometto. Prendiamo le uova. Forza. Provate. Fuoco, fuochino, fuoco, fuochissimo, fuochissimo. Ma dai, lo vedo. Fuochissimo. Guardate. Fuoco, fuoco. Fuoco, fuoco! Guardate, guardate! Bene, cercate! Fuoco! 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 Bravo Samuele, vai! Bravo Samu! Vai, mettete la busta! No, uno ciascuno! Uno ciascuno! Buona Pasquetta! Allora, mi sto preparando, quello appunto è Pasquetta oggi e non mi faccio dire il resto perché devo mettermi un body e sto facendo asciugare il tatuaggio che devo andare a mettere la cremina, la solita che vi ho fatto già vedere, e oggi andremo a passare la Pasquetta tutti insieme in un posto vicino a Bellino. È un santuario, e quindi andremo alla messa, insomma passeremo una giornata tutti insieme, quindi partiremo tipo carovana, tipo profughi clandestini che si avviano verso qualcosa di ignoto. E no, a parte scherzi, comunque siamo sempre tutta la family e nulla, poi mangeremo, io sempre brufoli ragazzi. E poi mangeremo in un ristorante vicino, insomma in questo posto dove c'è questo santuario. Non ci sono mai stata, quindi non so di preciso com'è. E nulla, ora mi preparo, mi do una truccatina, insomma mi do una sistemata. E vi rifaccio del tatuaggio che adoro, a me piace tanto. So che può piacere come no, però ragazzi a me piace tanto. E nulla, in questi giorni sto riprendendo relativamente poco ragazzi, capitemi, ma mi sto godendo la famiglia, le vacanze, le feste, non mi va di stare sempre con un telefono in mano, almeno per le vacanze di Pasqua, abbiate pietà. Però comunque qualche clip ve la sto riprendendo, anche oggi penso che qualche clip comunque ve la riprenderò, poi insomma verranno sicuramente, cioè verrà sicuramente quindi un vlog unico di questi giorni messi insieme, perché almeno ad oggi ho ripreso veramente veramente poco. Di buongiorno. Buongiorno. Dove andiamo? A Giovenizio. Dove? Vieni qui. Dove sei? Samu, la macchina, il nonno viene qui ora. Aspetta. Sam! Sam! Fallo!
Piano. Sembri il Rocco Hunt. Colazione corposa. Yeah. Allora, siediti. Vanichi. Colazione Shabby, a casa di Anna Shabby. Grazie. Dana, dove ti vuoi sedere? Metti qua. Salù. Vanichi. Dai, con l'altro mangi. È uguale, so. Che adesso in deriva c'è e ci mangiamo. No. Chi è? No. No. Non ti devi sedere. Si batte qui. E ti mamma. La mangi. Madre puzzè. Sì. Mamma stringe forte un braccio a me. Mercoledì dopo 4 giorni e mezzo / 5, qui c'eravamo con tutti i suoi supereroi che gioca. Siamo tornati finalmente. Finalmente no, perché insomma sarei rimasta altri giorni giù nella nostra bellissima Napoli. Ma purtroppo mio padre domani doveva lavorare, quindi abbiamo anticipato la partenza e quindi siamo partiti oggi dopo pranzo, quindi siamo già a casa. Domani è 25, quindi anche domani è festa. E mamma, ti ho detto che non devi prenderti cura delle tue cose, perché hai perso il pezzo del giochino nuovo che ti ho regalato per Pasqua. Faglielo vedere alle tate. Ha perso un pezzo di questo zainetto. E comunque nulla. È come perché me lo so di così. E comunque nulla, siamo a casa, abbiamo disfatto le valigie, ora insomma sono tipo anche le 11, scenato tutto quanto, siamo nel lettone, ora ci guardiamo un po' di cartoni. L'unica cosa che veramente... Ma scenato? Amore, te hai scenato o hai mangiato la pizza fuori col babbo? Io ho fame. Ma come fame? E insomma, è ora della ninna. E mi scuso se comunque sono stata assente alla fine questa settimana e mi scuso oltretutto per aver ripreso veramente veramente poco durante questi giorni, ma comunque ho cercato di godermi a pieno la giornata. Ora domani andrò per il 25, domani lui sarà con il padre, domani andrò per il 25 a fare una gita a Pisa con un'amica e forse farò un piccolo mini vlog, vedo un po', anche se comunque io quando faccio qualcosa non mi viene tanto da aprire la il telefono e mettermi a fare video, però magari qualche spezzone di Pisa
ci sarà anche un piccolo vlog di qualche minutino, ve lo faccio. Comunque, vi mando un grosso bacio e ci vediamo molto presto con tanti tanti video.